let's turn it up now. Get it poppin', hop to Molly. Dirty bass, we so bad about it. Too legit, we can't quit the party. Super freaks, no Illuminati. So, one, two, hit the booze. We on you, two, nothing to lose. So let it loose, cause the sheep don't sleep like pop, 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 pop. Summer after high school, when we first met, we make out in your Mustang to Radiohead. And on my 18th birthday, we got matching tattoos. Used to steal your parents' liquor and climb to the roof. Talk about a future like we had a clue. Never planned that one day I'd be losing you. Seconda giornata della seconda edizione della San Severo League, siamo qui con Cristian Scafidi. Cristian, primo tempo 4-1, diciamo che qualcosa sta andando male oppure è esattamente la partita che vi immaginavate? Sta andando bene, solo che stiamo sbagliando qualcosina sotto porta. 4-1, diciamo che possiamo fare anche un po' di più, così assicuriamo certamente il risultato. Puoi fare un po' di più, ma secondo me da parte tua già due gol e un assist sono da apprezzare. Sì, ma si può fare sempre di più, quindi cerchiamo di fare sempre del nostro meglio e vediamo di chiudere al più presto. Cristian, a questo punto nel secondo tempo la tua squadra come deve comportarsi per portare a casa questa vittoria? Che ormai sembra
diciamo una cosa, un obiettivo realistico. Sì, anche la scorsa settimana eravamo in vantaggio nel primo tempo per 2-1 e poi 1-0, non mi ricordo quanto, comunque eravamo in vantaggio e poi ci siamo fatti beccare all'ultimo del 2-2, quindi questa settimana dobbiamo cercare di essere un po' più decisivi e cercare di chiudere il risultato. Va bene, ringraziamo Cristiano Scafidi per la disponibilità, allora rimandiamo alla prossima intervista. 1, 2, 3, not only you and me, got 180 degrees and I'm caught in between, counting 1, 2, 3, Peter Pan, Mary, free, getting down with 3 feet, everybody loves Logan. La seconda giornata della seconda edizione della San Saverio League. Siamo qui con la squadra Duzza. Ci siamo. Ragazzi, allora oggi avete vinto per 6-2. Grande partita contro una squadra abbastanza forte come il Lokomotiv Longobarda. E da sottolineare sicuramente la prestazione di Cristiano Scafidi, oggi migliore in campo. Cristiano, ti avevo sentito nel primo tempo, la tua squadra in questo secondo tempo ha messo quello che dicevi tu oppure vi siete comportati diversamente? No, abbiamo messo la grinta che diciamo dovevamo mettere, anche se poi qualcosina diciamo ci siamo lasciati andare perché abbiamo visto che gli avversari diciamo un po' hanno mollato e quindi un po' ci siamo divertiti e abbiamo fatto una buona prestazione. Cristian, magari vedendo la partita di oggi, chi è secondo te il partner ideale in attacco insieme a te? Allora, visto che oggi avete segnato 6 gol comunque contro una squadra forte. Allora, praticamente non c'è,
cioè un elemento, perché Popale fa gli assist, Alessandro fa i gol, quindi è la squadra, diciamo, che conta, non è proprio il giocatore fondamentale, siamo insieme. Va bene, parole importanti di Cristian. Cristian, questa partita è finita con 3 ammunizioni e espulsione, secondo te poteva andare diversamente oppure si sono riscaldati un po' gli animi? Un po' si sono riscaldati gli animi, qualche parola di troppo, un po' di bisticci fra le due squadre, quindi poi... Non si gestiva, scusami. E quindi poi alla fine siamo un po' innervositi, abbiamo combinato un po' di guai. Va bene, sentiamo adesso un attimino il capitano Antonio Arancio. Antonio, oggi sei andato in gol, finalmente. Il gol è stato il gol finalmente, perché sappiamo quando ci tieni a segnare comunque. Il gol si vede nel video. Meno male, meno questo. Impressioni su questa squadra di quest'anno e un po' gli obiettivi, insomma, che devi dare ai tuoi compagni. Insomma, vogliamo sentire un po' un capitano che carica la sua squadra per le prossime partite. Una squadra che ci crede, che può arrivare fino alla fine. Noi non ci poniamo limiti, dove arriviamo, arriviamo. Ovviamente partita dopo partita noi cerchiamo sempre di dare il massimo per portare a casa il risultato. Finora siamo stati imbattuti, speriamo che possiamo continuare con questa scia positiva. Soprattutto vedo la mia squadra, che è anche più grintosa di me quest'anno, di solito sono sempre io quello che si sente di più in campo, e sono contento della mia squadra. Bene, Alessandro, l'ultima domanda, Antonio, scusami, l'ultima domanda. Secondo te mettere Alessandro prima in panchina, Alessandro Manganaro, prima in panchina e poi farlo entrare 10 minuti dopo è una strategia oppure, non so, una cosa... No, è una strategia, lo vedo sempre carico quando entra a partita in corso, perciò... Quindi lui stesso mi dice di voler partire dalla panchina. Si può dire che è un'arma segreta? Sì, un'arma sempre affilata. Va bene, a questo punto ringraziamo l'intera rosa della Duzza e la rimandiamo alla prossima intervista. Complimenti per la partita.